Ciao ragazzi, questo è un video particolare. Vi ricordate che vi ho fracassato i coglioni per andare a vedere, lo chiamavano Gig Robot? E sono qui, guarda caso, ad avere l'opportunità di poterne parlare con un famoso attore di fiction italiano, Gabriele Mainetti. Ciao Gabriele, famoso per Tutti con Bruno. Tutti per Bruno. Io non l'ho mai visto. Bene, mi hai fatto quindi, bene. Cosa ci dici di Tutti per Bruno? Che cosa vi dico? E niente, che da paura, bella fiction, l'abbiamo fatta tanto tempo fa, sta là. Mi continuano a mandare messaggi su Facebook, ma la seconda stagione non si fa, so vecchio, sono passati tanti anni. Però ti riconosce ancora la gente? Un po' per la fiction sì, sai, quando esce c'è un po' di sommovimento, poi piano piano iniziano ad incontrarti, ti fanno, oh, ci conosciamo. Però vedi, quando fai la fiction ti riconoscono, quando poi fai il film da regista, e io ne so qualcosa per cotte frullato, quando fai le cose da regista è più difficile. Sì, però a me mi riconoscono lo stesso. Vedi, perché è una bella faccia. È una grande soddisfazione, devo dire, no? Sai, quando ti chiedono, fammo la foto, comunque nutre il tuo narcisismo, il fatto di essere riconosciuto come regista, siccome io ho sempre voluto fare il regista, non è una conseguenza al percorso d'attore, mi fa molto molto piacere. Questa è un'intervista particolare, perché ti ho detto, se ti faccio domande che ti hanno già fatto, tu me lo dici. Ok. Quindi come nasce? 35. Guarda, io ce n'ho 39, chi sembra più giovane? Lo so, perché questo è un vezzo. Vedi, io pure ce l'ho, però non è bianco. Te la devi tingere, io me la decoloro, certo. Così mi danno credito. Allora, come nasce questa... No, non te la faccio questa domanda. No, fammela. Come nasce questa idea di Gig Robot? Cioè, ma io dico quella di Gonagai, Cioè, Gonagai che? Come nasce l'idea di Gig Robot? Perché tu non ti rendi conto, ma hai creato un problema. Io tutte le volte adesso che parlo di Gig Robot, non si capisce mai se è Gig Robot il robot o Gig Robot il film. Ti rendi conto? E guarda che è un problema. È un problema, sì. Beh, per i Gonagiani, come cacchio si dice, è un problema, sì. Come nasce? Ti rispondo, va su internet e guarda. Vabbè, non so se c'è un'intervista di Gonagai che lo spiega. O almeno no, in italiano. Nasce? Ma che ne so, ma sto scherzando. Questo comunque è un problema dovuto alla lunghezza del titolo, perché lo chiamavano Gig Robot, dire oh l'hai visto, lo chiamavano Gig Robot, tutti dicono l'hai visto Gig Robot. Certo, mio padre era un grande fan di Gig Robot. Tuo padre? Sì, lui con la cosa della campana di bronzo dentro il cuore di Roche mi fece una testa così, perché è una cosa poetica comunque. Tu non l'hai visto Gig Robot? Certo. Ah, ok. Tutte e due le ho viste. Ok, bravo. C'è una storia che ho raccontato anche ieri alla conferenza. Io ero in Giappone, se state vedendo il video di viaggio che sto pubblicando, lo sapete, poco tempo fa, e un mio amico carissimo giapponese che conosco da più di 10 anni, grande otaku, lui parlavamo dei robot nagayani, no? E dice, in Giappone Mazinga Z è il più famoso, quello che ancora si ricordano tutti, Goldrake, che da noi è famosissimo, non se lo ricorda nessuno, Gig Robot figurati. Lui lo sa, lui lo conosce perché è otaku, e se non lo si offende se non conosce. Io quando ho fatto la proiezione in Giappone sapevano tutto di Gig Robot. Ma erano gente specializzata. Può essere, chi lo sa. Se vai a fare un karaoke in Giappone, la canzone di Mazinga Z c'è sempre. Si è tratto alla stessa base di quella italiana. Quindi la puoi cantare con i giapponesi e loro tu pensa, la cosa più divertente è che adesso facciamo pubblicità, è stata realizzata una serie su Gig Robot nuova, quindi sì, è vero. Però per dirti quanto tu dici, cioè in realtà secondo me in Giappone lo conoscono molto più di qua, e poi adesso la distribuiranno qui in Italia, chissà perché, perché vedi, gli ho fatto pubblicità alla fine, sono felice di questo. Gonagai è contento. Quando l'hai incontrato com'è stato? È stato fantastico, perché lui ha visto il film, c'è stato un moderatore che mi faceva tutte le domande da critico e giornalista, e poi alla fine ha chiesto se il pubblico voleva fare qualche domanda, ha alzato la mano Gonagai e mi ha chiesto se quando avrei fatto il sequel. Perché il film è bellissimo, mi ha invitato a cena, siamo stati insieme, è stato un momento bellissimo. Io, Claudio Santamaria, lui e sua moglie, in un ristorante super chic di Tokyo. Io ho avuto anche la fortuna di incontrarlo nel 2005, minchia, io ero impanicatissimo in Giappone e la gente diceva, ma perché? Dicevo, ma perché vaffanculo Walt Disney? Gonagai è il mio Walt Disney, cioè per me è Gonagai. Io guardavo tutte e due. Una domanda seria. Sì. Questa è un po' sporca, vediamo se rispondi. Avendo fatto il film, ora tu il film lo sai in memoria, visto 7000 volte eccetera, e comunque ha avuto il suo riscontro, il suo successo, è un bel film e l'abbiamo tutti apprezzato. Che cos'è
che riguardandolo dici porca puttana, una cosa specifica che dici proprio ti sta sul cazzo che avresti voluto fare diversa, un dettaglio o qualcosa? Ah vabbè, ma sai che c'è, cioè, se mi metto a criticare tante cose avrei fatto diversamente, e il problema è che se inizio ad elencarle no ma non quello, cioè, coinvolgo... se tipo c'è una cosa sola che dici se potessi cambiare una sola, ma anche una bazzecola, la sistemerei. Una, però poi spoilerò. Ah, uno spoiler, tanto chi mi segue l'ha già visto, se no. No, diciamo solo, bah, chissà, forse la testa. Sì? Sì, forse quella. Non lo so. Mi è piaciuta. Sì, non lo so. No, è più, probabilmente c'hai le angosce riguardo alla messa in scena, delle cose che non sono, che non hanno... Però ecco, non... La testa sarebbe stata una cosa. Perché sì, ha un'implicazione sia scenica sia di storia. Sì. Non ti sto a chiedere qual è il motivo, perché potrebbe essere compromettente. Cioè, ragazzi, tu stavi a dire il tuo amico, però ti sei dimenticato poi. Ah, è vero, non ho finito la storia. Il mio amico mi fa: nessuno lo conosce Gigrobo. Io faccio: ma lo sai che hanno fatto un film in Italia su Gigrobo? E lui mi fa: ma che cazzo dici? E allora prendo il cellulare e gli faccio vedere la locandina, che tu hai amabilmente messo il titolo in giapponese sotto, proprio per quella situazione che tu te l'aspettavi che andassi lì. Lui lo legge: Minnano Kotetsu Jig. Hai capito? Ma il giapponese? Un pochino. Minnano vuol dire tutti. No, è Dio, è tutti qualcosa, lo chiamavano Gigrobo. E mi guarda, sgrana gli occhi, fa un urlo così tipo: ah, license? License. E io fa, che vuol dire license, licenza, sì, licenza. Cioè tipo, hanno comprato, pagati, hanno pagati, comprato i diritti. E faccio, ma credo di sì, è uscito nelle sale, è un film serio, non è un fan movie. E lui tipo, lo voglio vedere. Poi ci siamo scritti, mi ha detto che andava proiettato al Tokyo Italian Film Festival, quindi... pare che sia abbia l'ha fatto visto un... poi. E non lo so, non l'ho più risentito, mi sa di no, perché lui in quei giorni era altrove, però sicuramente lo vedrà. Quindi è stato molto sorprendente avere la licenza di Jig. È stata facile, non facile. No, vabbè. Sì, vabbè, ho incontrato insomma ostacoli più grandi. Quindi l'abbiamo risolto, sì. Domanda sporca: se non avessi avuto Jig, avevi in mente un'altra licenza oppure un altro film? No, vabbè, doveva essere un mecha di Konagai, sennò era un casino. E devo dire che quando la trattativa, cioè, ormai... Beh, Mazinga era troppo famoso e quindi sarebbe stato più difficile, no, forse. Sicuro, sì. Ma Roma poi dopo si dice sempre così, ma chi sei, sì, Mazinga, sì, chi sei Gigrobo? Ah, vedi, è arrivato Goldrake, sì, pure infatti. I Profilax hanno citato più volte Goldrake, no? In Beautiful, vabbè, e Beverly Hills, insomma. Bravo, lui è no, in Beverly Hills. E adesso trovo tutte le ispirazioni che ci sono dietro al film, che sono ho anche comuni a me. Goldrake, la ricordi? Perché due. Per non dire con la I. Se non avete visto la recensione che ho fatto, che è positiva, tranquillo. Grazie. Andatela a vedere, così capisci. Non ci sono spoiler. Se non avete visto il film, è una grave colpa. Grazie. È una grave colpa, recuperatelo. Grazie. E fate onore al nuovo cinema italiano. Grazie, grazie Gabriele. Grazie, sarà allora, nelle arene, immagino. Ormai sì. Sì. Però in no, qualche adesso modo... ancora sta in qualche cinema, poi rassegne e poi arene, bella regà, dai, andate. Ciao.